sono emersi oggi, spero che il materiale sia disponibile sul sito al più presto, perché noi dobbiamo recuperare il valore della competenza scientifica, di un approccio tecnico, naturalmente quello è necessario, senza esagerare, ma non si può improvvisare. Non si può improvvisare, è giusto avere un approccio rispetto a grandi processi di carattere mondiale, non a caso la finanza, il mondo dell'economia è quello più interconnesso, si dice, no? su scala planetaria. Alleanza con il senso civico, nel senso di non abbandonare quella disponibilità in qualche modo anche ad ascoltare, ad apprendere, ad accompagnare, a facilitare questo tipo di opere. Terzo elemento, ci tengo molto, una visione leggermente più positiva del nostro paese. Poco, non dico tanto. Io ricordo che c'è un patrimonio di risorse a cui attingere, da valorizzare, da indirizzare, da sostenere, da curare, certamente con molta umiltà e con tanta pazienza da parte di tutti. Non è che c'è qualcuno che può dire state seduti, tranquilli, zitti e buoni, vi spiego tutto. Quindi l'umiltà è una categoria importante, come pure la pazienza. Questa è un'impresa di lunga lena. Ricordo che si iniziò a parlare di sicurezza alimentare, ma per analogia, a metà anni 70, e siamo ancora oggi qui a lavorare su questi temi. Parliamo della raccolta differenziata dei rifiuti, ma da quanti anni se ne parla? Così pure per l'educazione finanziaria e al risparmio. Quarto elemento, l'interesse generale e il bene comune. L'articolo 118, ultimo comma della nostra Costituzione, lo leggo, sono pochissime righe. Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. L'Italia, insieme alla Polonia, è l'unico paese in Europa che ha questo principio nella propria Costituzione. Noi ce l'abbiamo messo nel 2001 con la riforma del titolo V della Costituzione. Non c'è possibilità alcuna di affrontare in maniera positiva questa necessità dell'educazione finanziaria e risparmio se non si coltiva questo tipo di cultura, che significa coralità, lavorare insieme con entusiasmo, avere la capacità di stabilire un'azione di massimo concerto tra tutti gli attori, nessuno escluso, privati e pubblici, individuali e collettivi, in quali fasi? Per parlare dell'educazione finanziaria di Spagna, sto concludendo per vostra fortuna, nelle fasi di definizione dei programmi, delle attività, nelle fasi di attuazione, di valutazione e di revisione delle diverse possibili forme di intervento. Credo che, ecco, l'augurio di cuore che faccio a questa conferenza è quello di riuscire a dare un nuovo vigore, un nuovo slancio alla piena attuazione di questo principio costituzionale nel nostro modo anzitutto di porci e poi di operare. La posta in gioco infatti non è solo il rafforzamento dell'impegno di tutti noi sul terreno dell'educazione finanziaria e del risparmio, ma quello di riuscire a contribuire efficacemente nello stesso tempo alla crescita civile e culturale del nostro paese, perché di questo si tratta. Ed ecco qui il ruolo davvero importante del Comitato per la programmazione e per il coordinamento, che dobbiamo sostenere, accompagnare. La disponibilità da parte nostra è totale, ha già detto Giovanna Boggio Robutti con la FEM. Ecco, utilizzare questo tipo di approccio è fondamentale per incoraggiare davvero tutti, sapendo che in realtà ci sono delle leve su cui fare veramente, su cui poter contare. Ricordo il primo censimento di Banca d'Italia, no? Venne fatto poco tempo, presentato non molto tempo fa, e già lì c'era una mappatura presentata presso la sede di Banca d'Italia con più attori, da Consob e quant'altro. Adesso ne è partito un altro, io non sono stato qui a dire quello che fanno le banche per l'educazione finanziaria, che sta scritto qui, ma lo ritroverete nel censimento a cui naturalmente parteciperemo, non sto facendo nessuno spot. Però voglio dire, c'è questo patrimonio di risorse, penso anche alle 300.000 persone circa che lavorano nelle banche italiane, che non possono essere direttamente omologate con un giudizio o con l'altro,
Ma ce ne sono tante di queste realtà, anche poco conosciute e poco visibili, e sono disponibili a questa impresa comune. E io credo che la CUP debba fare avere una visione anche leggermente più positiva del nostro paese. Grazie. Grazie Cristina. Il tuo richiamo alla possibilità e ricordarci anche i valori costituzionali in questo momento ci, come dire, ci rinfranca moltissimo. Io, visto che non vorrei essere troppo insistente con Magda Bianco, che ha varie versi di tranquillità, Banca d'Italia, però devo chiedere, visto che comunque è mancato un tassello a questa conversazione, quello appunto del coinvolgimento delle scuole e del MIUR. So che con Banca d'Italia ha collaborato in progetti, ecco, se ci vuole, ci vuoi rappresentare quello che è stato fatto, quello che si farà e anche se sta portando risultato e come anche i ragazzi reagiscono oppure come l'impegno da parte dell'ambiente scolastico richiamato prima da Paolo si sta attivando in questo settore dell'educazione finanziaria. Poi da lì che bisogna iniziare, anche perché un altro tassello importante non è solamente l'educazione finanziaria, l'inclusione finanziaria, intervenire nei momenti di debolezza del risparmiatore, ma anche la previdenza è un tema fondamentale anche per i giovani, viste anche nuove politiche del lavoro, nuovi tipi di contratto, quindi anche penso che sia un tema. Grazie.